sinceramente non lo so se il talento è diverso dalla passione, probabilmente sono la stessa cosa. Poi si tratta, dipende che cosa, una volta il saggio dice, non importa quanto talento hai, ma che cosa ne fai, perché tu puoi avere comunque un grandissimo talento, ma se non sai come gestirlo, spesso dico, ci sono delle mattine che mi sveglio e sono un po' stordita, magari devo andare sul set e ci sono, il giorno prima ho fatto tardi, arrivo sul set dicendo guardate, oggi non so recitare, però so dove mi devo mettere. Gli attori dovrebbero tutti sapere quali sono i metodi che si usano nel mondo, gli attori dovrebbero sapere tutti come si sta davanti a una camera, come si prende la luce, chi sono le figure professionali che si trovano su un set. La formazione ti aiuta anche a essere meno egotico. L'ego è quello che ti fa arrivare sul set e ti fa dire lo dirò bene, lo dirò male, cioè avrò le occhiaie oggi, lo dirò meglio di quell'altro, il regista mi tratterà bene, questa scena valorizzerà le mie qualità, riuscirò a reggere il confronto con quell'altro attore che penso che sia più Sono tutte bravo. trappole. Sono tutte trappole della testa in cui si incappano tutti. Dagli attori bambini ai grandi vecchi. E la questione della formazione è sicuramente importante anche per questo, perché è come se ti tenesse zavorrato a terra e ti ricordasse che ci sono proprio dei passaggi, degli step che è utile fare, è utile seguire. Io sono una grande fan, io ho studiato qualsiasi cosa, quindi sono grande fan della formazione proprio. Secondo me avete fatto una cosa fatta bene a venire qua. Vabbè, io con Carlo ci ho lavorato tanti anni, insomma, con quello di lavoro fa il produttore, quindi ne saprà qualcosa. Ed è proprio perché artigianale avete bisogno di strumenti, di attrezzi proprio, di attrezzi invisibili con cui affrontare questo lavoro. Affrontare questo lavoro con più attrezzi possibili, più carrozzati possibili, vuol dire partire già con metà della fatica fatta. Cioè con parte della gavetta già fatta, con come dire, con una marcia in più. Mi piace moltissimo il rispetto del copione, in genere tu lo sai, io Sì, sono una che assolutamente. cerca di essere aderente al copione perché credo che i limiti aiutino la creatività. Cioè io credo che se tu devi esprimere un sentimento, un concetto, una cosa, nei limiti di quella battuta ti aiuta a occuparti di più della parte emotiva. Quindi io non metto tanto in discussione il copione e all'inizio vi consiglio di fidarvi del regista, indipendentemente da chi è, nel senso che no, mettersi nelle mani del regista significa chiedergli che cosa vuole ottenere e cercare di ottenerlo attraverso l'uso di quel copione lì. Poi con il tempo si impara ad avere un rapporto dinamico anche con il copione. Io quando mi è capitato di cambiarlo è perché magari mi è venuta una battuta comica, ma questo è io faccio, quando facendo comico, Beh, sono da poco sceneggiatrice nata, io anche. sì, sono anche sceneggiatrice, quindi mi è capitato di fare le due cose insieme, però mi viene sempre di consigliare di cercare di rispettare il copione perché aiuta la libertà emotiva. Non faremo mai un personaggio come lo fa qualcun altro, proprio perché siamo noi. Quindi quella scintilla di vita che noi mettiamo dentro un personaggio è come un incontro. È un incontro tra te e il personaggio e quello che tu puoi dare a quel personaggio lo puoi dare solo tu. In questo senso, Carlo dice giustamente l'unicità. L'originalità è qualcosa al di fuori te. L'unicità è anche il coraggio di mettersi a nudo, essere se stessi. In questo senso la formazione è un togliere, in qualche maniera, che è un processo di salute.